Buonasera, buonasera a tutti e grazie a Sergio Chiamparino. Grazie perché mi ha onorato nuovamente a distanza di 5 anni della sua presenza su questa piazza. Grazie perché in questo mese ci siamo trovati diverse volte, ha accompagnato anche la mia campagna elettorale. Grazie perché se saremo entrambi eletti sono convinto che questo territorio non potrà che avere dei benefici dal nuovo governo della Regione Piemonte, così come tutta la Regione Piemonte. E devo dire che abbiamo riscontrato in tutte le zone della città una partecipazione ottima, buona, in certi casi addirittura straordinaria. E mi ha fatto piacere perché questa campagna elettorale è stata la prosecuzione del modo con cui abbiamo governato e ho cercato di fare il sindaco in questi 5 anni. Nell'ascolto, come diceva Sergio, tra la gente e per la gente. Perché, come spesso ripeto, quando si ascolta si sbaglia di meno. Questo è il primo concetto. Ed è anche quello che voglio dirvi per il futuro. Se avrò l'occasione di continuare in questo cammino, continuerà ad essere così. E poi devo anche dirvi che questo percorso è stato accompagnato dalla presenza con me e dal sostegno di queste 4 liste che stasera sono visibilmente presenti con i gazebo, che mi hanno sostenuto in questi 5 anni. E mi ha fatto piacere sentirmi dire in questi giorni, in queste settimane, sindaco, ha fatto delle belle liste, ci sono delle belle facce, ci sono delle facce pulite. E questo per me è un grande complimento, perché una città non la si amministra da solo, la si amministra se c'è una buona squadra alle spalle. Io ho avuto la fortuna di lavorare con delle persone che in questi 5 anni hanno tirato tutti dalla stessa parte, con un unico ed esclusivo interesse, Alba e la sua città. Mai nessun interesse particolare o personale è prevalso, mai nessun conflitto di interesse ha determinato le scelte amministrative. E allora consentitemi brevemente di sintetizzare il passato, il presente e il futuro della città attraverso i 5 slogan che ho utilizzato sui manifesti. Il primo di questi slogan è stato Alba senza debiti, perché noi in questi 5 anni abbiamo estinto anticipatamente 10 milioni di euro di mutui. Chi nasce ad Alba, un bambino che nasce ad Alba, non ha un centesimo di debito sulla testa. Abbiamo risparmiato 1 milione di euro di interessi in 5 anni e lasciamo un bilancio solido, nonostante che dallo Stato in 5 anni ci siano stati tagliati su 7 milioni di trasferimenti, 5 milioni. Ma li abbiamo recuperati facendo attenzione alla spesa, diminuendo la spesa della macchina amministrativa e tagliandoci drasticamente non solo le nostre indennità del 30%, ma tutte le indennità di coloro che abbiamo nominato nelle nostre società partecipate. Nel nostro paese c'è chi urla queste cose, ma ci sono delle realtà che senza urlare queste cose le hanno realizzate. E nonostante la crisi e nonostante il rigore economico che abbiamo applicato, nonostante il famigerato patto di stabilità che conoscete, quello che non ci lascia spendere i soldi che abbiamo, si sono realizzate in 5 anni per 30 milioni di euro di opere pubbliche. E lo dico perché questo è secondo me un dato significativo che la dice lunga su quello che diceva prima Sergio, che questa città ha una capacità, nonostante la crisi, una capacità di iniziativa, di imprenditorialità, di creatività straordinaria. Ecco, c'è un forte legame, una forte coesione che ci ha consentito comunque di camminare, ci ha consentito di fare dei grandi interventi, di rifare delle piazze, Piazza San Paolo, Piazza Garibaldi, Piazza San Francesco, di mettere in pista dopo 50 anni la ristrutturazione di tutto il sistema fognario dei principali quartieri della città, ci ha consentito di chiudere una parte dei lavori del cortile della Maddalena con una nuova sala Beppe Fenoglio, con una nuova sede per il nostro istituto civico musicale, ci ha consentito di fare opere diffuse per la mobilità, marciapiedi, piste ciclabili e quant'altro in tutta la città.
E questo è stato importante, anche dal punto di vista manutentivo. E anche su questo abbiamo lavorato e stiamo lavorando fino all'ultimo. Avete visto che ci sono molti cantieri, non perché ci sono le elezioni, ma perché per fortuna quest'anno per la seconda volta siamo stati riconosciuti come comune virtuoso svincolati dal patto di stabilità. E quindi abbiamo potuto iniziare i cantieri a febbraio invece di dover attendere settembre.